Siete pronti? Mettetevi comodi. Vogliamo cominciare con questo filmato. Trick track. Ciao da prossima re. Cosa serve per essere un grande acchiappatalenti? Ci vuole un bell'uomo con un grande talento. Velocità! E ne si è accorta? Sono andata a casa e sono tornato. Simpatia. Sì, sono simpatico, me l'ha detto mia mamma. Quella ne ho da vendere. Il culo fondamentale, ragazzi. Il fortunello. E che vinca il migliore. Io sono il migliore. Ah, che bello. Vinca io. E il miglior Semuna. Che vinca il migliore. A maggio su Rai 1 arriva la Chiappa Talenti. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa nuova puntata di Ale Quale Show, la mia rubrica televisiva del nostro canale YouTube di Simona Sera, che può scoprire l'intero mondo della televisione italiana a 360 gradi. In questa puntata ragazzi parliamo purtroppo dell'approdo su Rai 1 di uno dei programmi secondo me più orribili, tremendi e grotteschi della televisione italiana degli ultimi anni. Sto parlando della Chiappa Talenti, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carrucci ogni venerdì sera purtroppo su Rai 1. Sta per arrivare la Chiappa Talenti, 5 eroi alla ricerca del miglior talento da portare in finale, e loro sono Wanda Nara, Deo Mannucari, Mara Maionchi, Francesco Paolo Antoni, Sabrina Salerno e dall'altra parte i nostri giurati Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e la regina Simona Ventura. Acchiappa Talenti, che vinca il migliore! E quindi sì ragazzi, perché io ho detto in questo programma grottesco e terrificante dell'Acchiappa Talenti? Che cos'è intanto? L'Acchiappa Talenti è il nuovo programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Milly Carrucci, che torna, come dire, che arriva e approda su Rai 1 dopo l'abbandono e l'eliminazione del cantante mascherato, che è stato per noi dei canali del Signor Buonasera, ma soprattutto anche per buona parte del pubblico italiano, un buon esperimento, un programma comunque carino, divertente, rovinato totalmente nelle ultime edizioni, che ha deciso appunto di chiudere i battenti per dare purtroppo lascio, come dire, a questo nuovo format. Un format confuso, brutto, privo di qualsiasi senso, con un'idea molto molto vaga che non funziona. Che cos'è? È un programma, diciamo, una specie di mix fra vari talent, una specie di talent in cui si vogliono andare a trovare dei talenti nuovi, dei talenti di vario genere, dove devono andare a fare coppia con un VIP, che può essere Mara Maionchi, Wanda Nara, Teo Mammucchi, Francesco Paolo Antoni e così via, Sabrina Salerno, e giudicati da una giuria composta da Simona Ventura, Flavio Insinna e il figlio dei Puli, Facchinetti, che devono giudicare, non si è capito neanche loro che cosa, se il talento dei concorrenti o la copiata vincente, non l'ha capito nessuno. Il talento poi è di vario genere e abbiamo avuto talenti veramente bassi di livello, una cosa inguardabile, con delle performance che hanno veramente anche aggirato quasi l'inverosimile, soprattutto anche l'indignazione soprattutto di tutto il pubblico televisivo. Andiamo quindi ragazzi a scoprire di cosa sto parlando e il perché di queste mie affermazioni. Attenzione, lontano! Oh! E quindi sì ragazzi, quindi questo è stato il peggio della prima puntata della Chiappa Talenti. Insomma, come potete vedere, delle esibizioni grottesche che anche la propria Sabrina Salerno non credeva ai suoi occhi né poter assistere né essere partecipi di questo scempio televisivo, che si è dimostrato veramente un programma brutto, fatto male, senza senso. Soprattutto non capisco ancora perché Milly Carrucci e Rai 1 fa dei programmi, come dire, bellissimi, con le persone, se ne so, The Voice o tale quale,
e poi dei programmi così brutti, costruiti male, che senza veramente senso. Quindi non ho veramente la più pallida idea del perché questo programma servisse nel 2024 su Rai 1, e spero che termini subito, presto, perché è veramente qualcosa di, per me, inguardabile, veramente, che era sempre quasi lo scempio, in mia opinione personale. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate voi, appunto, della chiappa talenti su Rai 1, se l'avete visto, se non l'avete visto, cosa ne pensate, se siete d'accordo con me oppure meno con le mie opinioni, insomma. Sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Intanto vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio e vi do appuntamento alla mia prossima puntata di Alequale Show, sempre qui sul nostro canale YouTube. E signori, buonasera. A presto!